Una Castelnuovo Nigra piena di bandiere tricolore ha salutato con tanto entusiasmo gli alpini, protagonisti delle due giorni di festa che ha caratterizzato il fine settimana in Valle Sacra. Un momento sentito e partecipato, il quale ha visto le penne nere in primo piano in occasione del 62esimo anniversario della fondazione del gruppo, che fa parte della sezione ANA di Ivrea. L'evento si è aperto tra musica e buona tavola sabato sera con una gustosa paella sotto le stelle, accompagnata dalle note dell'orchestra spettacolo Enrico Negro, uscita capace di riunire nella piccola ma vivace comunità tanti amici simpatizzanti. Il clou invece della mattinata di domenica 28 agosto, quando è stata la volta di una riuscita manifestazione che ha coinvolto non solo gli alpini di Castelnuovo Nigra, ma anche i rappresentanti di diversi gruppi del territorio, oltre che i vertici della sezione porediese. Dopo l'iniziale ritrovo, presso la sede del Moulin per l'immancabile colazione alpina, è stata quindi la volta dell'alzabandiera che ha dato il là alla cerimonia vera e propria, accompagnati dalla Filarmonica Valperghese con in testa il presidente Lorenzo Cresto, è stata quindi la volta della sfilata. I presenti hanno percorso le vie del paese e si sono recati sino al monumento eretto in onore dei caduti della Grande Guerra, dove la presenza delle autorità civili e militari è stata deposta una corona da loro. Quindi, nuova breve sfilata del corteo sino alla Cappella di San Vittore, dove si è tenuta la messa solenne al campo, che è stata officiata da Don Gianni Malberti, a cui hanno fatto seguito i discorsi celebrativi e i saluti dei presenti, occasione per ringraziare tutti gli intervenuti, ma anche per sottolineare la riuscita di una manifestazione che ha colto nuovamente nel segno.